Giovedì 14 aprile 2016 siamo a Roma, alla Casa dell'Architettura. Più di 200 tra architetti e progettisti hanno partecipato al convegno dal titolo L'edilizia di domani, tra innovazione e sostenibilità. Moltissimi temi trattati, molte anche le aziende presenti, che hanno avuto modo di presentare i propri prodotti ad architetti e progettisti. Vediamo l'intervista che abbiamo realizzato. Polirei è un'azienda francese che produce superfici decorative, in particolare laminati. Il nostro obiettivo è fare design, siamo qui con un duplice scopo. Il primo è emozionale, quello di mostrare la bellezza dei nostri decori con le nostre superfici attraenti, con l'ampia gamma di tonalità, anche perché alla fine l'obiettivo è quello di creare emozioni e di ispirare la creatività dei progettisti. Il secondo obiettivo è tecnico. I nostri materiali sono performanti in diverse direzioni. Oggi gli architetti devono rispondere a requirement sempre più numerosi. Una volta il laminato era considerato imitativo di materiali più nobili, oggi grazie alle performance che fornisce vive di vita propria, ha una propria identità. Mi riferisco al comportamento al fuoco, la bassa emissione di formaldeide e l'antibattericità. Sul prodotto continua il nostro percorso della promozione dell'antibattericità. Tutti i nostri laminati sono antibatterici, cliniche e ospedali sono il principale utilizzo, ma le infezioni si creano e si trasmettono altrove, nei luoghi collettivi dove noi tutti i giorni ci incontriamo, mi riferisco a scuole, palestre, bar, ristoranti, per cui continua il nostro percorso per ripensare l'utilizzo delle superfici antibatteriche. Il format di questo incontro è interessante, io l'ho sempre detto, permette di parlare e di ascoltare. Il tema è l'edilizia del domani, per cui aziende e progettisti si incontrano per dialogare alla fine, per capire dove stiamo andando e anche dove siamo oggi. È sempre interessante questo tipo di comunicazione tra i principali attori del mercato dell'edilizia.